Sindaco, giusto perché sono due le targhe. Il comune che ha favorito questo evento e quindi non posso che premere il sindaco, è ancora un onore per me questo. Ringraziamo. La foto di Vito. Johnny, vai. Approfittiamo. La seconda, no, la dà sempre il presidente, insieme al sindaco ovviamente, al presidente dell'Associazione Etnia Popolare, Carmine Paolucci. Sì. È importante dire che questo premio è sostenuto da Autostrade per l'Italia in collaborazione con Coldiretti e ai patrocini del Ministero dei Beni Culturali e dell'Ambiente. Questa è la qualità che ci consente di essere indipendenti e liberi da qualsiasi interesse. Il presidente Carmine Paolucci, di Etnia Popolare, vuole comunque lasciare un ricordo. È una tamura fatta a mano da una nostra carissima amica, Laura Noviello, che abita qui. E un'altra la diamo al sindaco. Allora, io volevo dire solo due parole, perché abbiamo detto già quasi tutto. Sono sempre emozionato quando ho io la parola. Io mi abbraccio ai miei amici e compagni di viaggio, perché siamo quattro, ma valiamo secondo me per 400, perché facciamo tutto quanto noi. Noi facciamo una sola promessa per l'anno prossimo, cercheremo di fare sia la festa di quest'anno che quella dell'anno prossimo. Ce la metteremo tutta sperando di accogliere al meglio sempre il popolo della Tamurra, perché senza di loro noi non potremo fare niente. A questo punto dovremmo solo dire stiamo a posto proprio. Giusto presidente. Allora sindaco, ci vuole dire qualche altra cosa? Un saluto al presidente ovviamente della città. Un saluto a tutti loro che sono venuti e naturalmente al presidente che ha dato questa opportunità a loro, alla città, e come dire, è venuto anche qui questa sera, ci ricorda che è la prima volta che viene ad una manifestazione, qualcosa vorrà pur significare, e quindi è sicuramente un bene per noi. Benvenuto, certo, benvenuto, ed è come lei sa, è difficile, come dire, trovare finanziamenti, trovare risorse, trovare attenzione per i beni culturali e per altro. In parte ci riusciamo, in parte auspichiamo di riuscirci meglio. È chiaro che senza questa passione un luogo come questo non esisterebbe. Ovviamente, siccome il presidente già ci ha anticipato che non ci potrà più premiare, noi lo invitiamo ufficialmente a partecipare alla festa dell'anno prossimo. Giusto? Ho fatto? Ok, va bene, allora vi vedrete e sicuramente sarà presente in questo territorio. Cambiamo in un'area archeologica che consegniamo formalmente il premio con un anno di ritardo insieme ai vincitori di quest'anno. Ok, un applauso. Allora, ovviamente la serata continua, io vi dirò tutto quello che ci sarà nella serata, come vedete.